Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Jurassic World Evolution per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio, oltre naturalmente a sistemare qualche piccolo dettaglio qui su Isla Pena, tipo aggiungere delle rocce per, come dire, creare un'entrata più interessante per il tour del parco, ho creato anche un nuovo recinto per i Velociraptor e poi all'interno di questo recinto ho liberato 8 nuovi esemplari di questa specie. Guardate come se la viaggiano tutti insieme. Naturalmente ognuno ha una skin diversa dagli altri. Oggi direi di proseguire la nostra avventura. Volevo inserire naturalmente dei nuovi animali o un nuovo animale all'interno del parco. Poi naturalmente ci sono tante piccole cose ancora da sistemare. Mi avete dato tante idee interessanti che naturalmente cercherò di realizzare nei prossimi episodi di questa miniserie dedicata a questo Jurassic Park su Isla Pena. Come potete vedere ho già sistemato il recinto che oggi ospiterà un nuovo dinosauro all'interno di questo parco. Ho abbassato il livello del terreno così le macchine che passano qui di fianco sembra che, come dire, girino in tondo a un burrone prima di entrare nella zona dedicata ai Velociraptor. Adesso direi velocemente di cambiare il colore del terreno perché vedete, c'è un po' color terra, un po' color roccia e bisogna un attimo modificare perché il color roccia vorrei che rimanesse soltanto sul bordo e non in mezzo al recinto. Perfetto ragazzi, come potete vedere ho colorato tutto il bordo del recinto con il colore roccia, così sembra veramente che ci sia una scarpata rispetto a dove passano i nostri veicoli. Adesso direi di alzare un pochettino il livello del terreno per fare in modo che non sembri troppo piatto, perché sennò non è neanche bello da vedere. E poi naturalmente ho intenzione di piazzarci anche una piccola pozza d'acqua. Allora, vediamo un attimo. Potremmo fare una cosa del genere. Vediamo se si può fare senza problemi. In questo parco, come ho già detto in precedenza, l'idea era di liberare solamente dinosauri presenti nei vari film di Jurassic Park. Quindi Jurassic Park 1, 2, Jurassic Park 3 e poi eventualmente tanti altri animali li potrò liberare in altri parchi che prossimamente creerò sempre su questo videogame. Creiamo una pozza d'acqua anche qua e dovremmo essere a posto. Sì, ci sta. Ok, allora non mi dispiace, non è venuto per niente male. Facciamo che utilizzare questo colore anche qua. Perfetto. E ci mettiamo anche un po' di scisto con magari meno intensità, così il colore scisto
si mischia con il colore erba, ecco. Ok, mi piace abbastanza, mi piace abbastanza. Adesso dobbiamo piazzare un paio di mangiatoie, direi di piazzarne un paio per carnivori. Qui sto facendo ancora il bordo al laghetto. Voilà. Allora, gli mettiamo una mangiatoia con caprette. Anzi, una mangiatoia per dinosauri piscivori. E gliela mettiamo qua. Perfetto. E una mangiatoia con delle belle bistecchine. E gliela mettiamo proprio qua in mezzo. Adesso dobbiamo aggiungere un po' di vegetazione. Purtroppo non ho molti alberi a disposizione, quindi faccio quello che posso. Ok, forse ho messo un po' troppa vegetazione. Anche per chi lì c'è il cancello dei ranger, vorrei che riuscissero a entrare da quella parte. Ok, come piante andiamo bene, adesso direi di piazzare quelle basse in modo da decorare un pochettino. Naturalmente non le metto ovunque perché sennò c'è il rischio che coprano il colore scisto che prima ho messo. Ne mettiamo un po' qui e un po' là. Tanto ci dobbiamo poi aggiungere anche altri oggetti all'interno di questo recinto. Spero, ragazzi, che vi piaccia, perché secondo me non è venuto per niente male. Ok, ci servono le piante singole. Poi naturalmente mettiamo anche qualche scheletro qua e là, un po' come abbiamo fatto anche nel recinto dei Velociraptor. Poi mi avete detto, potresti anche costruire un porto. L'idea mi piace abbastanza, magari lo creerò in un prossimo video. Adesso vedo un attimo come strutturarlo. Adesso dobbiamo aggiungere anche qualche sasso. Oddio, sono enormi sti sassi però. Queste pietre sono giganti, non me le ricordavo così grosse. O il recinto è piccolo, o sono io che non mi ricordavo che le pietre erano così grosse, vabbè. Ok, ci siamo. Ho finito di decorare il recinto del nuovo dinosauro, direi che è venuto molto molto bene. Andiamo subito a incubarlo e sfruttiamo questa funzione che ho sbloccato grazie ad una mod, perché questa funzione è disponibile soltanto nella campagna Jurassic Park. Infatti qualcuno mi ha detto, ma ho provato a utilizzare anch'io gli eliporti di Jurassic Park per incubare i dinosauri, ma non me li fa incubare, perché ragazzi è una funzione che ho sbloccato soltanto tramite mod. Allora, facciamo in modo che il dinosauro si stressi il meno possibile. Ho deciso di liberare uno spinosauro all'interno di questo recinto. Facciamo in modo che possa stare, sì, massimo con un altro esemplare della stessa specie. Quindi uno o due nello stesso recinto, quindi gli lasciamo specie singola. E longevità gliene mettiamo un bel po'. Facciamo in modo che possa stare in un recinto piccolo e dovremmo essere a posto. Quindi facciamo che incubarlo e poi lo liberiamo all'interno della nuova gabbia che abbiamo creato. Direi che è venuta molto molto bene. Ok, l'animale è pronto. Per il momento ne voglio liberare uno solo perché non so neanche come potrebbe reagire. Lo sganciamo qua e dovrebbe arrivare a momenti.
Eccolo, eccolo, sta arrivando. Sono convinto che gli piacerà. Sono assolutamente convinto che gli piacerà molto. Ho scelto una colorazione un po' diversa dal solito. Ha bisogno di più terreno paludoso, eh. Il ragazzo ha bisogno di più terreno paludoso, quindi bisogna aumentare un po' l'acqua presente all'interno di questo recinto. E non so se ce la possiamo fare. Sì, però ho tirato praticamente giù tutto qua. Ok, adesso va bene, però dobbiamo sistemare qua il tragitto delle macchine perché effettivamente è crollato mezzo percorso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sistemato in 448, forse anche di qua va sistemato qualcosa, sì. Perfetto, perfetto. Dove sei, caro Spinosauro? Eccolo. Allora, saliamo a bordo del tour per vedere che caspita vedono da qui sopra. Ma secondo me l'animale si può vedere tranquillamente, eh. Eccolo là, guardate. È là in fondo. Comunque si vede bene tutto il recinto dalle macchine. Ok, allora, dopo aver liberato l'animale e aver sistemato il tour, adesso direi di dedicarci un pochettino a tutto ciò che si trova fuori dal recinto, perché comunque adesso le macchine attraversano la zona. Sì, da una parte c'è il recinto, dall'altra parte c'è il nulla. Quindi direi di aggiungere un po' di piante. La parte più divertente penso sia proprio rilasciare dei nuovi dinosauri all'interno delle varie recinzioni. Qui c'è una montagna che poi va smussata. Qui c'è uno spazio incredibile. Aggiungiamo un po' di foresta. Ok, il tour così sembra molto ma molto più selvaggio. Adesso direi che la priorità è costruire un bel centro visitatori, che potremmo creare proprio qua, sul cucuzzolo della montagna. Vediamo se ci sta. Sì, ci sta perfettamente. E poi possiamo creare una bella strada per collegare almeno una delle due parti a una strada che avevo creato in precedenza qui sotto. Solo che dobbiamo però modificare il dislivello, perché c'è troppo dislivello. Ok, direi che può andare bene come salita, non è estrema, diciamo. Poteva andare molto molto peggio. Da questa parte non creo l'altra strada, così siamo a posto. E qui facciamo che costruire tutti i moduli, anche se non ci serviranno molto. Però direi che comunque un centro visitatori fa la sua bella figura all'interno di questo Jurassic Park su Isla Pena. Per quanto riguarda il T-Rex, ne abbiamo creato uno. Volevo crearne un secondo per, come dire, avere una coppia di dinosauri di questo tipo all'interno di questo parco. E ci potremmo aggiungere anche un baby T-Rex, proprio per
riformare la coppia di tirannosauri che si vedono nel film The Lost World. Quindi ne creiamo uno di tipo 2001A. Poi vabbè, anche se i colori non sono gli stessi, va bene lo stesso. L'importante è avere una coppia di dinosauri all'interno di questo parco. E poi nel prossimo episodio libererò anche il baby T-Rex. Allora, eccolo qua. Non mi ricordo più che geni gli ho messo, ma spero di aver inserito dei geni che permettano a questo T-Rex di poter convivere con un altro esemplare della stessa specie, Spero, perché non ne sono sicuro al 100%. Comunque sta arrivando il secondo tirannosauro. Naturalmente l'ho creato di tipo diverso. Qui volevo sistemare un attimo la strada. La risorsa è stata consegnata. Perché effettivamente qua è un po' strettina. Il tirannosauro numero 2 non sta bene all'interno di questo recinto, quindi mi sa che dobbiamo venderlo immediatamente. Infatti no, anche questo qua adora stare da solo in questo recinto. Niente, dobbiamo addormentarlo e portarlo via. Anzi, li addormentiamo entrambi, li portiamo via entrambi. E cerchiamo di creare una coppia di T-Rex che possano convivere all'interno di questo recinto. Perché probabilmente il primo che avevo creato l'avevo creato con questo gene qua, il gene sociale 1-1. Dobbiamo mettergli 2-2. Addirittura potremmo creare un recinto con 6 T-Rex, rendetevi conto. Però mi sembrano un po' tanti, Allora ne incubo altri due, naturalmente con la stessa colorazione. Ok, i due nuovi T-Rex sono pronti. Eccoli che arrivano, li depositiamo all'interno del recinto e adesso non dovrebbero esserci problemi, perché gli ho modificato prima il DNA e quindi possono convivere tranquillamente, mentre gli altri purtroppo no, semplicemente perché avevano altri geni, tutto lì. Ecco il primo, ecco il secondo. Dobbiamo poi soltanto inserire il baby dinosauro. Il baby T-Rex, ecco. Questo ha anche una colorazione diversa rispetto al tirannosauro che ho liberato prima. Belli però. Bellissimo vedere due T-Rex vivere insieme nello stesso recinto. Dicevo, ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima, ragazzi!